Buonasera cari amici, eccoci qua, ci siamo, Pronto Telenova, dedicata come sempre il lunedì alle pensioni e come sempre vi dico che chi vuole può intervenire, il numero di telefono lo vedete 02, altrimenti brevi messaggi su WhatsApp, il numero è il 335. È con noi oggi il nostro amico ed esperto Luca Chiarei del patronato Inca CGIL di Milano. Luca, buona serata. Buonasera Alberto. Allora, ricapitoliamo un po', l'abbiamo detto più volte, voi sapete c'è in discussione questa legge di bilancio e probabilmente tra Camera e Senato si arriverà alla fine del mese in zona Cesarini, si direbbe nel mondo del pallone, poco verrà approvata probabilmente a ridosso del 31 dicembre. Molte cose devono ancora essere chiarite, come quota 103, come opzione donna, come l'APE sociale. E dicevamo appunto di magari iniziare a introdurre l'argomento con opzione donna, perché in questo momento qualche giornale ha pubblicato anche delle ipotesi che stravolgono abbastanza la situazione di opzione donna rispetto a quel provvedimento che conoscevamo fino ad oggi. Sì, è esattamente come hai introdotto. L'opzione donna fino ad oggi è stata una possibilità di accedere alla pensione che si basava sui requisiti maturati l'anno precedente e quindi di anno in anno veniva, diciamo, estesa la possibilità di arrivare a 35 anni di contributi più 58 anni di età, prima entro il 2020, poi entro il 2021, 21. entro il 2022, cioè quello che ci stavamo aspettando ora, no? Che Certo. venisse prorogato così come la conosciamo entro il 31 dicembre del 2022. Invece quello che sta venendo fuori, diciamo che è stato, diciamo, definito dalla Commissione, quindi, diciamo, con il parere, diciamo, della maggioranza, e Certo. quindi vedremo che margini ci potranno essere Di di trattativa. correzione rispetto a questo impianto, praticamente sta diventando un'altra prestazione. Cioè sta diventando una prestazione non più legata ai 58 anni di età, ma legata ai 60 anni di età, che devono essere maturati entro l'anno precedente. La possibilità di anticipare 59-58 se ha avuto uno o due Due figli, figli. se ne sono avuti tre, al massimo l'anticipo è di 2 anni. E poi non solo, ma che questa condizione sia legata al fatto di essere o una persona che assiste una persona invalida, oppure di essere essi stessi invalidi, o di essere stati licenziati, ma al 31 dicembre. Certo. Quindi di essere in questa condizione qui. E quindi, cioè, insomma, di fatto è una prestazione che assomiglia più all'APE sociale, di cui anche lì stiamo aspettando la conferma che venga prorogato di un altro anno, piuttosto che all'opzione donna, Non si così come sa l'abbiamo sempre conosciuta. se augurare a una donna di poter andare in Appunto, pensione con di l'opzione donna. avere tutto questo insieme di condizioni, vai, 2 figli, vabbè. Lasciamo stare poi anche le considerazioni Certo. politico, etico, morali su una norma di questo genere. Però, insomma, si tratta proprio di essere in una situazione di grossa, grossa difficoltà. Ecco, quasi come se, diciamo, avere una pensione legata ai contributi sia una prestazione assistenziale e Certo. non previdenza. Dovremmo avere una chiamata. Pronto? Buonasera. Buonasera, Buonasera, signor Carrera, sono Mauro da Milano e saluto l'esperto. Mauro. Vabbè, io vabbè, faccio poco tempo, quasi 59 anni, vedendo com'è la situazione, arrivare a 67 anni. Non ho neanche tutti i contributi, ho interrotto il lavoro 5 anni fa per curare mio papà, ma detto questo, io la vedo un po' una cosa, un gatto che si morde la coda, perché più gente gli anticipi la pensione, anche se gli dai di meno, ma c'è così poco lavoro che penso che probabilmente da qui a 10 anni verrà spostata ancora più avanti l'età pensionabile, a meno che c'è un'impennata per quello che riguarda il lavoro e potresti mettere delle agevolazioni ben valutate che sono congrue comunque alle proposte che fanno, però io la vedo un attimino che se non si riprende il lavoro andremo sempre più in là con l'età pensionabile. Volevo Certo. sapere il suo parere, vi ringrazio, Grazie a buonasera lei, a lei. grazie a lei. Beh, sì, un po' la chiave di tutto è il lavoro, perché se riprende il lavoro si mette
in moto tutto il cerchio virtuoso che consente anche di andare in pensione e di avere i soldi per i pensionati. Beh, sì, questo è ovvio anche perché noi siamo in un sistema a ripartizione, per cui chi lavora oggi e versa i contributi oggi, Paga. diciamo, paga le pensioni di chi nel frattempo appunto è riuscito ad accedere ad una prestazione. Quindi quello che diceva il telespettatore è assolutamente condivisibile, il meccanismo è questo. Aggiungo che però sulla questione che verranno innalzate sempre di più, diciamo, le età per poter accedere alla pensione, quello è un meccanismo strutturale connesso al sistema previdenziale, al di là dell'andamento economico, Certo. perché è legato all'aspettativa di vita, quindi al rapporto vivi-morti, e quindi è chiaro che oggi, quest'anno, sono 67 anni, ma probabilmente fra 10-20 anni, per questo meccanismo qui, Piano sarà piano. sicuramente innalzato, questo è inevitabile. Ecco, Luca, abbiamo parlato anche, ci è stato chiesto da molti telespettatori nelle scorse puntate, la questione dell'inflazione, cioè si è detto che i pensionati riceveranno un aumento legato appunto all'inflazione, una perequazione. Adesso forse si sa qualche particolare in più. Sì, noi quando abbiamo parlato inizialmente della perequazione, diciamo, l'abbiamo spiegata utilizzando il meccanismo di distribuzione che c'è fra le varie fasce di reddito dei pensionati, ovvero una pensione di 500 euro riceve un aumento che quest'anno è stato quantificato nel 7,3% di inflazione, la riceverà per intero andando per fasce più elevate di pensione. Questa possibilità di avere il 7% nella sua globalità si riduce. E fino ad ora ci sono state in vigore tre fasce. Ora il progetto del governo è quello di, diciamo, raddoppiare questo numero di fasce e ridurre cioè il rendimento, la quota di incremento da dare sulla pensione man mano che, diciamo, si alza su, diciamo, l'importo della pensione. Ciao. Quindi questo qui è un meccanismo che, diciamo, visto nella sua globalità, porterà al governo ad attribuire sì il 7% dell'aumento, ma a distribuirlo in maniera diversa sulla platea dei pensionati, comportando comunque, diciamo, un risparmio complessivo su questa platea, diciamo, di un importo non assolutamente trascurabile. Però anche questa norma qui, come il discorso che abbiamo fatto prima sull'opzione donna, non è ancora, diciamo, legge, Non è ancora quindi operativa. Certo. qui ora anche mettersi a fare i conti diventa, no, li faccio oggi e domani sono completamente da rifare. Ecco, ci scrive infatti un telespettatore in relazione a questo. Lui dice: tra 4 anni compirò 67 anni. Vorrei sapere se l'età pensionabile a 67 anni resterà tale anche fra 4 anni. Non so se questo si possa già ipotizzare. Allora, non si può escludere, cioè io posso anche, potrebbe anche esserci che se il trend, diciamo, demografici si confermano quelli che abbiamo sperimentato nell'ultimo Ultimamente. biennio, dovessero ripetersi, nei prossimi 2 bienni, potrebbero anche essere Perché si decide 67. ogni 2 anni. Ogni biennio, sì, ogni biennio. Quindi potrebbe anche essere che rimangano i 67, come l'incremento potrebbe essere di un mese, 2 mesi. Ecco, sicuramente non sarà nel giro di 2 bienni 70 anni, però potrebbe anche essere 67 anni e 2 mesi, 67 anni e 3 mesi. Infatti questo è il motivo per cui noi, quando facciamo delle consulenze previdenziali e diamo delle decorrenze in là nel tempo, diamo sempre indicazione alle persone comunque di tornare da noi e riverificare Tutti nell'anno di maturazione del i dati. requisito se tutto è confermato. Certo. Altra chiamata, pronto? Buonasera. Buonasera, Sì, buonasera, sono Roberto, chiamo dalla provincia di Monza. Roberto, prego. Buonasera, senti, io volevo chiedere al vostro ospite, Sì. io percepisco a 68 anni la pensione di vecchiaia per i 25 anni che ho fatto nel settore del credito, ero capo ufficio in banca. Sì. Percepisco la mia pensione, è una pensione netta di quasi 1.600 euro mensili netti,
solamente con 25 anni di contributi. Sì. Volevo sapere dal vostro esperto come sarà la mia rivalutazione a gennaio. Grazie. Grazie a lei. Allora, 1.600 euro, da quello che ci diceva Roberto, è una cifra netta. Mm-hmm. Quindi probabilmente come lordo supera i 2.000 euro. Sì, dovrebbe superare i 2.000 euro. Allora, qui dipende, nel senso che con la proposta del governo dovrebbe riuscire a prendere, se il lordo non supera il... se il lordo appunto non supera i 2.500 euro, dovrebbe riuscire a prendere il 100% dell'incremento del 7. Cioè se è sotto i 2.500. Se è sotto i 2.500. Se invece lo supera, dunque la rivalutazione dovrebbe prendere l'85% di quell'aumento. Cioè, dato il 7% fosse 100, certo, se supera 2100, di quel 100 prenderebbe 85. Quindi un 15% in meno. Esatto, esatto. 15% in questo meno. Secondo quella che è la proposta del governo. Se invece fosse stato mantenuto il meccanismo che c'era attuale, avrebbe preso comunque il 100%, sì. Perché era 4 volte il trattamento minimo, quindi era circa 2000... Sì, superava 2200. E quindi avrebbe preso tutto. Avrebbe preso però, tutto. Ripeto, si tratta di aspettare poi la parola definitiva. Definitiva e vedere esattamente poi quant'è il lordo, sì, naturalmente, in busta paga. Altra chiamata. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, sono Diego. Buonasera, Diego. Provincia di Milano, buonasera anche al suo ospite. Una domanda velocissima che mi auguro non venga travisata o malinterpretata. Allora, perché le donne, visto che statisticamente campano di più, vanno in pensione prima? C'è il luogo comune, a mio avviso il luogo comune, che la donna sia penalizzata per il fatto di doversi dedicare alla famiglia e ai figli, cosa che magari di questi tempi e nel futuro sarà sempre meno probabile, perché di figli se ne fanno meno. Le donne magari si fanno anche aiutare dal compagno o dal marito, se ce l'hanno, e potrebbe essere legata al fatto che se una donna fa figli viene penalizzata nella carriera lavorativa, ma visto che i figli se ne fanno meno e le donne campano di più, non mi sembra corretto che l'uomo venga penalizzato dovendo andare in pensione più tardi. Grazie, buonasera. Ah, grazie a lei. Allora, Diego, insomma, sostiene un po' la tesi, cioè chiede il perché in qualche modo le donne vengono favorite, anche sì, se poi adesso stavamo dicendo, sì, no, appunto, ora non direi che potrebbe meno, non essere più così. Ma allora diciamo che l'opzione donna se ne sta parlando molto in questo periodo qui, ma in realtà non è che sia una prestazione nuova nel panorama, diciamo, nel panorama previdenziale italiano. È una norma che, se non mi sbaglio, è stata introdotta poco dopo la riforma Dini, già con la prima legge di bilancio del governo Berlusconi del 2000, certo, quindi stiamo parlando di 20, più di 20 anni fa. E la ratio, diciamo, di questa norma qui era quella di dire che comunque le donne di solito hanno delle anzianità contributive più basse, certo, e quindi per tutta una serie di ragioni legate alla struttura, alla famiglia, sociale, lavorativa, produttiva del paese, e quindi dargli comunque la possibilità di accedere alla pensione prima, anche se comunque in maniera penalizzante, perché comunque con un sistema di calcolo che nel 90% dei casi penalizza l'importo della pensione, cioè, prima di maturare il diritto per la pensione di vecchiaia, perché chi non va con l'opzione donna, chi non ha quei requisiti, vuol dire che deve andare a 67 anni. E questa era, diciamo, la teoria? Questa, diciamo, era la ratio. Poi il paese cambia, cambiano anche le condizioni socio-economiche, cambia anche la cultura e il costume del paese, e quindi è chiaro che forse questo tipo di prestazione andrebbe un attimo ritarata. Ecco, ritarata sulle nuove esigenze. Esatto. Altra chiamata, pronto? Buonasera. Buonasera, dottor Carrera. Buonasera, dottor. Senta una cosa, questa è una domanda un po' diversa dal contesto, però sì, volevo sentire il suo esperto. Visto che si parla di cuneo fiscale, potrebbe essere trasferito anche il cuneo fiscale sulle pensioni? Cioè, io perché devo pagare ancora le tasse del 32% sulla mia pensione quando le ho già pagate quando lavoravo per 40 anni? Questa mi sembra una domanda stupida ma anche logica. La ringrazio. Grazie Carlo, buona serata.
Perché devo pagare ancora le tasse da pensionato? Perché comunque diciamo l'obbligo di contribuire alla fiscalità generale è un obbligo che è in capo per Costituzione a tutti vale i cittadini, tutto. Che siano lavoratori, che siano pensionati, liberi professionisti o quant'altro, questo qui è un obbligo che appunto si può discutere il come, il quanto, certo. E comunque ci sono diciamo dei correttivi in termini di detrazioni fiscali, di aliquote IRPEF che differenziano fra la condizione di essere lavoratori e la condizione di essere pensionati. Se poi mi si chiede un parere personale, se sono d'accordo a un'esenzione totale per i pensionati, personalmente no, non sono d'accordo su questa cosa qua, ma anche perché lo dice la Costituzione, insomma. Siamo vicini alla pubblicità, comunque prendiamo sta chiamata. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Io sto guardando la trasmissione adesso su Telenova. Sì. Dove dice le richieste sulle pensioni. Sì, signora, prego. Allora, io volevo la domanda che fare io questo. Io sono una docente della scuola primaria. Sì. E ho fatto delle supplenze dall'87 al 91. Quando sono entrata in ruolo ho fatto domande di ricongiunzione. Nel 93, sì. Siamo alla fine del 2022, non ho avuto ancora una risposta dell'Stato su quanti giorni di supplenza mi sono stati contati, su quanti contributi ho. Cioè, questo, lei la domanda l'ha fatta nel 93? Sì, la domanda di ricongiunzione l'ho fatta nel 93. Allora, ricongiunzione. E quindi lei, insomma, vorrebbe sapere, in poche parole? Come io ho fatto quasi 5, ho fatto dall'87 al 91 delle supplenze, però ho fatto. Quindi? Devono altri due giorni da un'altra, eccetera. Voglio sapere quanti contributi ho. Eh beh, certo. Va bene, le rispondiamo, grazie. Beh, allora, se questi periodi di supplenza sono pre-ruolo, cioè sono stati periodi fatti prima di entrare in ruolo. Nella scuola, mi pare di aver capito, questi periodi qui sono già visibili, visualizzabili, facendo una stampa normale dell'estratto contributivo. Poi, il fatto che non siano stati ancora computati, diciamo questo qui non dovrebbe creare allarme nella persona, perché comunque è un computo gratuito e può essere definito anche al momento dell'accesso alla pensione. L'importante, certo, è vedere se ci siano, se siano accreditati sull'estratto contributivo, ma per questo può rivolgersi a qualsiasi patronato e verificarlo. Abbiamo un'altra persona in linea, chiedo gentilmente di attendere un istante, abbiamo una breve fascia pubblicitaria. Eccoci ancora in vostra compagnia, in compagnia del nostro esperto Luca Chiarei, patronato Inca CGL di Milano. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Buonasera. Senta, io dovrei fare una domanda un po' abbastanza complicata. Prego, speriamo di riuscire, siamo qua. Allora, io mi sono divorziato nel 1990. Sì. Nel 1990. 90, va bene. Sono divorziato e sul divorzio ha detto che io devo dargli un tot per la moglie e i figli, no? Sì. Dato che ho avuto problemi non gli ho mai dato nulla. Ho capito. In questi anni sono caduto ammalato, serio, malattie serie, brutte cose, e tutt'oggi io ho adesso un'invalidità. Che prendo la pensione, sì, e non riesco a muovere niente. Cosa succede? Che la mia ex moglie mi ospita in casa sua, ha una cameretta, mi ospita lì perché ci sono i figli, erano lì e via. Sì. Adesso lei, avendo arrivato all'età pensionistica, però per la sociale, fa la pensione, la domanda della pensione sociale, gliela danno a lei la sociale e a me mi obbligano a pagare, a pagare come? Non so se mi può dire cosa fare qua. Se gli danno la sociale a lei e se a me mi obbligano a pagare, io prendo la minima, eh. Cioè, lei prende la minima e anche la sua ex moglie prenderà la pensione sociale, giusto? No, no, deve fare la domanda per prenderla. Sì. Ma cioè, bisogna vedere se hai i requisiti, ovviamente. Sì. Ok. Le rispondiamo. Grazie della chiamata. Sì, allora, partiamo dalla risposta secca alla domanda se daranno alla moglie, la ex moglie gli daranno
l'assegno sociale. Allora, in questo momento, per l'interpretazione che ha dato l'INPS per la concessione degli assegni sociali ai soggetti divorziati, la risposta è no, non gliela daranno. Perché? Perché nella sentenza di divorzio, a prescindere dal fatto se questi assegni sono stati effettivamente elargiti oppure no, c'è comunque, diciamo, un sostegno economico, per cui l'INPS ritiene che chi chiede l'assegno sociale da divorziato e nella sentenza di divorzio c'era l'obbligo agli alimenti, vuol dire che non c'è una condizione di bisogno e non eroga all'assegno sociale. Questa sì. C'è questa interpretazione qua. Noi questa interpretazione qui la contestiamo, non in maniera generalizzata, ma diciamo caso per caso. C'è stato anche del contenzioso legale su questo punto qui che ha avuto un esito positivo, perché ci basiamo sul fatto che si deve sempre andare a verificare le condizioni che, certo, hanno portato al divorzio 20-30 anni fa rispetto alle condizioni che possono essere radicalmente cambiate ora. Oltre al fatto che, se è vero che comunque questo assegno di mantenimento non è mai stato erogato, quindi lei non ha mai percepito un beneficio che è solo sulla carta. Quindi, però, diciamo in prima battuta al 99%, siccome comunque l'INPS vorrà a vedere allegata la sentenza di divorzio e alla domanda di assegno sociale, in prima battuta questa domanda sarà respinta. Se poi dopo vorrà rivolgersi ad un patronato per fare eventualmente il contenzioso, noi come patronato della CGIL siamo a disposizione. Ma tutta questa vicenda qui non ha alcuna attinenza con la pensione al trattamento minimo, che è invece l'ex coniuge. Cioè, loro nel momento in cui hanno fatto il divorzio si va a considerare soltanto i redditi dell'interessato, il coniuge non c'entra più niente. E non è che l'INPS, diciamo, va a sindacare se lui ha versato o non ha versato questo assegno di mantenimento, cioè se non è la moglie, certo, che si rivale giudizialmente nei suoi confronti, non è certo l'INPS a farlo. Neanche il fatto di diciamo abitare nell'appartamento della moglie, questa cosa qua no, cioè non dovrebbe essere rilevante, ecco, da questo punto di vista. Altra chiamata. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Walter dalla Svizzera. Buonasera Walter, prego. Mi sto seguendo. Sì. Sente, io sono emigrante italiano in Svizzera, sì, nato e cresciuto in Italia. Ok. Ho cominciato a lavorare a 15 anni, come si faceva una volta, no? Sì. E poi ho fatto i miei 5 anni fino ai 20 anni e poi sono andato al servizio militare in Italia. Poi di lì, servizio militare, sono venuto in Svizzera e ho continuato a lavorare qui in Svizzera. Sì. Ecco. Una domanda. Ho diritto a percepire la pensione di quei 6 anni che ho lavorato in Italia? Ma lei, mi scusi, quanti anni ha adesso? Adesso ne ho 64. 64 anni e... Ha idea di contribuzione, quanti anni ha avuto? Io ho sempre lavorato tutta la vita. 15 anni fino qui, da 15 anni a 64, diciamo. Però sì, coi contributi pagati? Sì, coi contributi pagati. Ecco, di tutti questi anni lei chiede relativamente agli anni effettuati in Italia. Io ho lavorato 6 anni in Italia, non lo so poi come è il sistema. Ecco, ma lei... Io fatto qui in Svizzera, io sono residente svizzero, io ho doppia nazionalità. Certo, ma lei è attualmente 64 anni in Svizzera, lei è già in pensione? Noi nell'edilizia andiamo a 60 anni pre-pensione. Sì. Dal prossimo anno, a 65 anni, prenderò la pensione, l'AVS in Svizzera. Ah, dal prossimo anno. Però quei 5-6 anni che ho lavorato in Italia, come sarà? Li perderò? Oppure no? Abbiamo capito, le daremo una risposta. Grazie, ci segua. Cosa possiamo dire? No, allora tranquillizziamo subito chi ci ha sugli chiamato. Accordi Italia-Svizzera. Esatto, c'è un accordo bilaterale fra Italia e Svizzera che in questo caso prevede che al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia in Italia, che sono 67 anni, lui potrà fare la domanda, diciamo, in convenzione per avere
Lui è residente in Svizzera, quindi la deve fare dalla Svizzera la domanda di pensione per avere liquidati i 6 anni, 7 anni di contributi che ha versato in Italia. Quindi alla fine lui diventerà titolare di due pensioni, una pensione dell'AVS per quello che ha lavorato in Svizzera secondo le norme della Svizzera e una pensione italiana per i 6 anni, 7 anni che ha lavorato in Italia. Quindi saranno due cose divise, insomma. Sì, avrà due pensioni diverse, così come avviene al contrario per i residenti italiani che hanno lavorato in Svizzera. Comunque possiamo rassicurare che sì, nulla non, è perso. Non vanno persi, ecco, magari ci sarebbe stato il caso di approfondire un momento di più quant'era l'anzianità complessiva, perché se lui, mettendo complessivamente insieme, maturava i 42 anni e 10 mesi di contributi, poteva fare una domanda di pensione anticipata in Italia e quindi cominciare già a percepire anche quei 6 anni, solo per la parte italiana. Però ecco, qui si tratta poi di approfondire nel dettaglio la sua posizione. Va bene, il nostro tempo scade qui. Ringrazio tantissimo Luca Chiarei, patronato Inca CGL di Milano, che sarà ancora con noi in altra occasione. Grazie. Senz'altro. Luca. Grazie. E vi ricordo che Pronto Telenova ovviamente torna domani sempre alle ore 18. Adesso è il momento di anteprima Nova Stadio con Michele Lanati. Buon proseguimento, buona serata.